Buonasera a tutti, bentornati, ben arrivati per chi è la prima volta che si affaccia al nostro cortile virtuale. Buonasera ai nostri ospiti che andrò a presentarvi a brevissimo. Bentornati ai nostri incontri che fanno bene. E, brevemente, per chi non conoscesse la Fondazione Vincenzo Casillo, vi do un accenno. È una fondazione che si occupa da qualche anno in Puglia eh, dello sviluppo della persona, dell'educazione, del territorio, in omaggio ai valori di Vincenzo Casillo, che è stato il padre fondatore della Casillo Group, a cui fa capo questa fondazione. Io mi pregio di essere la responsabile di comunicazione e da quando è iniziata la pandemia abbiamo iniziato a provare un nuovo esperimento per comunicare, per continuare a condividere cose belle, per stare vicini. Prima facevamo molti eventi, adesso ovviamente da un anno non è più possibile. Per cui ci siamo inventati questi caffè verdi, queste tazze calde da condividere con degli ospiti che in qualche modo per un libro, un progetto, un'idea ci insegnano ancora a sperare. Grazie Franco, è sincero, ancora sperare che si possono fare ancora molte cose con la bellezza. Allora, negli ultimi tempi noi abbiamo cominciato un viaggio da dicembre, eh, è, stata, è stato il momento in cui la fondazione ha aderito all'ASVIS, e da quel momento in poi, l'Alleanza Sviluppo e Lo Sviluppo Sostenibile, da quel momento in poi abbiamo cercato anche di riconvertire la nostra linea editoriale, il nostro sguardo su delle tematiche assolutamente urgenti, anche in virtù di questa pandemia, che ovviamente avendo coinvolto tutto il mondo ci spinge per forza a riconsiderare il nostro modo di relazionarci con esso. E quindi abbiamo iniziato questo viaggio a dicembre con un caffè verde sulla generatività abbiamo esplorato dei nuovi modi di abitare sia la casa che la città, poi ci siamo spostati sulla pratica della geopoetica un mese fa insieme a Davide Sapienza che salutiamo, salutiamo anche Elena Giornidotti e con lui abbiamo provato a, ricon a riconnetterci in maniera un po' più autentica e consapevole con la natura. E quindi oggi dentro la natura, a contatto con la natura e in particolar modo con il nostro mare, proviamo a capire da dove parte, da dove arriva questa urgenza, questa emergenza della nostra totale incapacità a costruire una coscienza ambientale. E quindi partiamo dalla plastica. Allora, insieme ai nostri ospiti che ora vado a presentarvi e che ringrazio molto per aver accettato il nostro invito e per la loro estrema disponibilità in questi giorni in cui ci siamo confrontati, Um, andremo a capire anzitutto partendo proprio dall'inizio che cos'è la plastica, perché ci serve anche capire da dove arriva, qual è la sua storia e che cos'è, e poi come è arrivato a diventare il terzo materiale eh, umano più diffuso della Terra dopo il cemento e ehm, non ricordo più l'altro, perdonatemi. L'acciaio, vale. il ferro. L'acciaio, ecco, perdonami, mi risorgiva il terzo, il secondo. Quindi è il più diffuso materiale sulla Terra. Ci rendiamo conto, basta guardarci intorno nella natura quando facciamo un'escursione, una passeggiata in spiaggia. Insomma, non servono le statistiche, anche se quelle ci allarmano, però basta volgere lo sguardo. Uh, lì dove stiamo camminando e capiamo che è un problema assolutamente urgente. Ecco, grazie ai nostri ospiti che no. hanno scritto anche dei libri sul tema, um, cercheremo anche di capire, uh, visto che ci sono, quali sono degli esempi, delle buone pratiche di chi è riuscito, riesce ogni giorno a fare la cosa giusta per provare a rendere migliore il futuro del nostro pianeta. Ecco, questo insomma è, è quello che cercheremo di fare oggi. Cercheremo anche di farci delle domande, anche insieme a voi che ci state ascoltando, di trovare delle risposte, di stimolare un senso critico che evidentemente ancora non siamo riusciti a, a, ad assicurarci. Ecco. Allora, Franco Borgogno, benvenuto, giornalista, Grazie. scrittore, comunicatore ed educatore scientifico ambientale. Guida escursionistica ambientale, fotografo e viaggiatore. Oggi poi ci racconterai anche un po' delle tue meravigliose spedizioni, dei tuoi viaggi. Presidente di Ocean Literacy Italia, vincitore del premio eh, AI. Eh, come si chiama il premio? Manca. Ahika, ok, pensavo fosse una cronaca no, 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 inglese. Okay, okay. è un Oscar italiano della comunicazione ambientale 2017. Ha partecipato a tre spedizioni di ricerca nell'Artico, è coautore di diverse pubblicazioni scientifiche internazionali. Nell'agosto 2016 ha partecipato alla prima spedizione per il campionamento delle plastiche nel passaggio a Nord-Ovest con il Five Gyres Institute di Santa Monica, California. E su questa spedizione poi hai realizzato un corto documentario, di cui ci parlerai a breve, che è stato finalista all'International Ocean Film Festival e hai scritto un libro, uno dei, dei due, credo, libri sul tema del plastica, vero? Sì, che è quello sì. a cui ci siamo riferiti noi quando abbiamo raccontato nel reportage sul sito di fondazione poi tu l'anno scorso ne hai pubblicato subito un altro, quindi stasera acceneremo ad entrambi. Il primo che dicevo è un mare di plastica, eh, edito Nutrimenti. E poi l'ultimo è plastica, la soluzione siamo noi, storie di donne, uomini e bambini che fanno la cosa giusta, sempre edito Nutrimenti. Ora, Filippo Solibello, che ve lo dico a fare, dovremmo conoscerlo un po' tutti perché è un conduttore radiofonico simpaticissimo, bravissimo, carismatico, insomma. Troppo buona, eh, troppo buona, Marilu. Eh, ti conosciamo, <ride> ti conosciamo, io ti seguo da tempo. Eh, conduttore radiofonico, però la devo fare la presentazione ufficiale di Caterpillar Radio 2 eh, al mattino adesso, negli ultimi anni, precedentemente anche nella versione insomma, pomeridiana della stessa trasmissione. Da anni, però, cerchi anche di salvare il pianeta dalla più grossa minaccia, che è l'uomo, tu dici. Nel, 2015, nel 2005 hai ideato e lanciato una campagna che ormai conosciamo tutti, eh, Mi illumino di meno, una campagna, un campagna ambientale sui temi del cambiamento climatico e sul risparmio energetico. Eh, sei molto attivo nella comunità radiofonica europea. Nel 2015 hai creato Radio City Milano, che è il festival mondiale delle radio. E poi due anni fa hai pubblicato questo libro, edito Mondadori, Spam: Stop Plastica a mare. 30 piccoli gesti per salvare il mondo dalla plastica. Che è un viaggio, anche questo, anche se diverso rispetto a quello che poi ha raccontato Franco, è un viaggio in 30 giorni e in 30 gesti che ciascuno dovrebbe poter compiere ogni giorno per cambiare il futuro del nostro pianeta. Allora, io vengo subito alla prima domanda, così entriamo immediatamente nel tema. E la rivolgo a Franco, però ovviamente siamo liberi di intervenire quando abbiamo voglia, interagire anche con Filippo sulle domande di Di Franco e viceversa. È una chiacchierata aperta. Um, allora, l'ettimo della parola plastica deriva dal verbo greco plasso, ho studiato, e significa plasmare, modellare. Poi mi sono fatta ispirare da un libro che mi era piaciuto molto quando l'ho letto, Miti d'oggi, di Roland Barthes, che già nel 1974 descriveva la plastica come una sostanza alchemica, addirittura un oggetto umano, lui diceva, e afferma che più che un oggetto, in realtà, è la traccia di un movimento. Allora, Franco, chi più di te può aiutarci a capire che cos'è la plastica e da dove arriva? Eh, la plastica è una grande... Innanzitutto, buonasera a tutti, eh, e grazie, grazie Marilu, grazie alla a fondazione. A te, Pernilla. a voi. Eh, la, la plastica è una grande famiglia di materiali, di polimeri, che... Dal, esiste tecnicamente da metà dell'Ottocento, ma nella realtà esiste da dopo la Seconda Guerra Mondiale. A quel punto, eh, la diffusione nel mondo di questo materiale è stata enorme e velocissima, perché questo materiale ha caratteristiche molto importanti ed è stata, ed è stata la, anche la diffusione di questo materiale che ha, ha permesso uno sviluppo molto rapido, soprattutto eh, in Europa, ad esempio, in Nord America, in Oceania, in Giappone, nei paesi che normalmente chiamiamo avanzati, eh, perché la plastica ha tante caratteristiche positive, è molto leggera, costa molto poco, è molto flessibile, cioè si presta ad essere utilizzata eh, con grande caldo, con grande freddo, per essere molto dura, per essere molto morbida, ha mm, caratteristiche straordinarie. Eh, ma col tempo, eh, ahimè, gli scienziati se ne so, hanno incominciato a segnalarci questo nel 1972, quando però la plastica era in piena esplosione. Eh, gli scienziati hanno incominciato a dirci con una prima pubblicazione nel 72 Guardate che in mare troviamo un mucchio di plastica quando andiamo a cercare plancton. E, eh, e noi intanto incominciavamo ad, ad utilizzare addirittura la plastica anche per gli alimenti, cosa che non accadeva prima, perché ahimè spesso capita questo, gli scienziati ci dicono una cosa e per un po' non la sentiamo, per un bel po' a dire la verità perché abbiamo incominciato ad occuparcene vari decenni dopo, e perché alcune delle caratteristiche della, class della plastica sono anche un grande problema, la plastica ad esempio ha una durata eh, pressoché infinita in condizioni in condizioni ideali per essere infinita cioè per una pur lentissima degradazione, pensiamo che una lenza da pesca ci mette 600 anni per degradarsi, ma 600 anni se sta esposta al sole eh, continuamente, cioè in un piazzale di cemento esposta al sole, allora ci mette 600 anni. Ma ovviamente in fondo al mare mancano tutte le condizioni che favoriscono questo, questo lentissimo: eh, di, Scomparire, anche se non è scomparire, ma tornare agli elementi eh, iniziali e mancano cioè la luce, una temperatura di almeno 18-20 gradi e l'ossigeno. Senza questi elementi, la plastica resta lì, resta così. Tant'è vero che io l'anno scorso, con degli studenti di un liceo, eh, sono andato a raccogliere plastica lungo il Po. E tra le molte cose che abbiamo trovato, abbiamo trovato questa bottiglia. Questa è una bottiglia di latte. Eh, perfettamente integra, guardate anche il tappo con il buco proprio per l'uscita del latte. Solo che c'è cioè, la data di produzione. La data di produzione di questa bottiglia che abbiamo raccolto a dicembre 2019 era 15 eh, marzo 1980 e vedete, in... se voi pensate. Se voi pensate a un bambino nato il 15 marzo 1980 come oggi, pensate a quanti cambiamenti. Lei invece è così perfettamente integra. Ecco allora che cominciamo a intuire qual è il problema. Uno, la durata, due, che la utilizziamo per qualunque cosa, miliardi di tipologie di oggetti, in, ciascuno in miliardi di copie, e eh, che non riusciamo a smaltirla tutta perché possiamo riciclarla e non tutta, e comunque non all'infinito, mentre. Il metallo di cui parlavamo prima lo ricicliamo all'infinito senza mai perdere qualità. Il riciclo è molto importante, ma non è una soluzione, è una cosa che ci aiuta a gestire questo materiale. Allora, tutti questi elementi insieme, questo materiale si disperde dovunque, in tutta l'acqua sul pianeta, ma anche in tutto l'ambiente. Ahimè, in queste, nel lavoro di questi anni l'ho trovato veramente dovunque, letteralmente dovunque, e quindi incominciamo a capire che questo oltre a essere un materiale straordinariamente importante, un materiale che va gestito con grandissima attenzione. Non può essere utilizzato per qualunque tipo di oggetto, ma soltanto laddove è veramente importante e fondamentale utilizzarlo. Per tutto ciò che è monouso, ad esempio, no, non va utilizzata la plastica. Soprattutto, Franco, mi viene anche da dire che bisogna imparare anche a differenziarla e a disfarcela nel modo giusto. cioè... N non va buttata nella natura eh. anche qualora poi la utilizzassi perché questo il problema è poi è anche questo questo assolutamente va buttata laddove deve andare la plastica ma eh, questo non sempre basta se noi pensiamo eh, alle questo. veline che ci sono tra le fette di mortadella <ride> è composta da 8-10 tipologie di plastica diverse quindi è, è praticamente impossibile da riciclare perché, in un, un foglio così sottile ci sono appunto tanti tipi diversi, quindi lì non si può fare nulla. Allora, tutto dove possiamo evitare di utilizzarla, dobbiamo evitare di utilizzarla e utilizzare altri materiali. Laddove è necessaria, la utilizziamo e pronti a sapere che cosa ne dovremmo fare alla fine dell'utilizzo, prevedendolo all'inizio che cosa ne faremo eh, quando non sarà più utile in quella sua funzione. Cioè dobbiamo fare quello che si sta incominciando a fare da qualche tempo, pensare, eh, che si chiama economia circolare, pensare all'inizio che cosa sarà di quell'oggetto e di quel materiale alla fine del suo utilizzo primario. Non dobbiamo ritrovarci alla fine a gestire un rifiuto, noi dobbiamo gestire materiali che sono preziosi. Se noi guardiamo quanti animali vanno nelle discariche dovremmo capire immediatamente che noi non abbiamo una gestione razionale dei materiali, perché se tutta la natura trova nelle discariche un mucchio di risorse vuol dire che quelle risorse ci sono e quindi dovremmo utilizzarle in un modo diverso. Grazie. Allora io ho preparato, eh, prima di coinvolgere anche Filippo, ci tenevo a fare questo racconto per, per immagini, e ho preparato un, un sunto eh, di quello che ad oggi vediamo eh, rispetto a, al mare di plastica e così ci facciamo un'idea ancora più chiara e poi continuiamo a parlarne. È un pugno nello stomaco, come dicevo prima anche a, a Franco. Però penso che fosse indispensabile anche scuoterci. Spesso non bastano le parole, non basta quello che leggiamo, a volte ci serve guardare le cose. Eh, ci sono delle immagini assolutamente eloquenti. Allora, Franco, tu nel tuo libro eh, accenni al Great Pacific Garbage Patch, mh, questa cosiddetta. Isola di plastica, l'hanno soprannominata così, che è situata tra il Giappone e gli Hawaii Ora sembra che sia l'accumulo eh, più grande di tutti i mari di plastica, cioè è diventato addirittura eh, un continente eh, tre volte tanto l'estensione della Francia, almeno stando a quello che, che raccontano i dati, più di 80.000 tonnellate di plastica. Ecco, secondo te? Come siamo arrivati a questo? Cioè, tu come ti spieghi questa indifferenza? È un, um, un, una serie di, di, di trascuratezze o di non considerazione di quello che, ma anche naturali e assolutamente normali, eh, capita nella storia dell'evoluzione dell'uomo che facciamo una scoperta e pensiamo che sia fantastica e poi pian piano scopriamo che comporta anche dei problemi. Eh, questa è una scoperta, ripeto, molto, è stata molto importante. Mh, ha, ha delle caratteristiche per cui va trattata con cura. Eh, del coltello facciamo uso da molte decine di migliaia di anni. E, eh, e, ma lo usiamo con attenzione, nessuno si sognerebbe di prendere un coltello per la lama e stringerlo forte nel palmo della mano, perché sappiamo esattamente che è pericoloso, di lanciarlo in alto e guardarlo se ci ricade sulla faccia, non lo facciamo, anzi pensiamo che se uno fa una cosa così ha qualche problema. È esattamente la stessa cosa, eppure il coltello lo utilizziamo continuamente, eh, più volte al giorno, ed è eh, un, un, uno, un utensile fondamentale. Allora, noi eh, l'abbiamo usata male, molto male, eh, eh, disperdendola, trattandola anche molto male alla fine del suo ciclo di vita. Ora tutto questo lo sappiamo. Quello che è l'enorme problema è il passato. Noi possiamo guardare avanti alle soluzioni, che sono molte, sono relativamente semplici. Eh, nel senso che poi sono complesse messe nel loro insieme eh, con il numero di persone e di oggetti che vanno coinvolte ma non dobbiamo fare grandissime cose dobbiamo eh, cambiare i comportamenti in due modi ridurre l'utilizzo come dicevo prima laddove è possibile e trattare con estrema cautela ciò che utilizziamo eh, questo quello che abbiamo visto nelle immagini che è stato l'elemento chiave in questi ultimi cinque anni per muovere tutto il mondo in questa direzione, perché ci sono dovunque ormai leggi e industrie. Se noi guardiamo le pubblicità eh, da, da un anno, un anno e mezzo a questa parte, vediamo quante sottolineino la produzione fatta con confezioni di altro tipo, riciclando plastica, eccetera, eccetera. E hanno funzionato proprio queste immagini perché noi esseri umani rimaniamo colpiti da queste cose. Eh, ci colpisce l'immagine di un cucciolo in difficoltà, è una cosa assolutamente naturale. Dobbiamo pensare che questo non è il problema principale. Figuratevi, questa cosa che ci colpisce così tanto non è il problema principale dell'inquinamento da plastica. È uno dei problemi molto importante, ma non è il più grave. Ciò che è più grave è quello che non vediamo, le conseguenze ecologiche. Noi, nell'ultimo anno, dovremmo avere imparato molte cose. Spero che le, almeno la maggior parte delle persone nel mondo le abbiano imparate, che le abbiano comprese eh, coloro che devono fare scelte eh, in politica e in economia, perché. Non tutto sta al nostro controllo e il mondo micro in particolare, che è fondamentale per tutta la vita sul pianeta, è fa assolutamente quello che vuole, indipendentemente dal, dal nostro arrabbiarci e infuriarci. La plastica, eh, per esempio, è uno straordinario vettore per qualunque tipo di patogeno, perché, appunto, come abbiamo detto prima, dura molto a lungo del tempo, si sposta molto facilmente in tutti gli ambienti, persino volando in aria, e quindi può trasportare patogeni dovunque. Questi, quelli ecologici, sono i rischi ancora più gravi che abbiamo. Quindi la nostra attenzione deve essere altissima perché queste immagini che continueranno per molto tempo, perché appunto la quantità di oggetti è enorme e continuiamo ad aumentare la quantità di plastica prodotta, malgrado l'attenzione a questo tema sia ehm, eh, eh, cresciuta molto, però insomma l'inerzia ci porta ancora avanti per un po', ma noi in questa direzione dobbiamo andare per, e, e per questo sono importantissime tutte le attività di sensibilizzazione come questa, sono importantissime Tutte le persone che raccontano questo tema e sono, eh, ed è importantissimo far toccare con mano le persone, portarle a vedere e raccogliere i rifiuti, non tanto per pulire un'area. Quello è importante, ma ha un valore relativo in assoluto. È molto più prezioso l'impatto che ha su questa persona accorgersi che in un posto che riteneva pulito o abbastanza pulito ha tirato via magari un sacco intero di di rifiuti. Quello lì gli resterà nella mente per sempre e ogni tanto penserà che cosa può fare, a come può cambiare i propri comportamenti. Anche perché leggevo e dimmi se, se tu ritieni che sia vero, se dovessimo continuare così per in questi comportamenti assolutamente inconsapevoli e sconsiderati nel 2050 o giù di lì, è probabile che in mare forse, insomma, non avremo più così tanti pesci, perché eh, sì, ovviamente, questo. no? Certo, la quantità siamo diciamo si stima in circa 10 milioni eh, di tonnellate l'anno la quantità di plastica che finisce in mare, e questa continua ad accumularsi. Eh, quello che noi vediamo in superficie che ci colpisce molto e meno del 3% di quello della plastica che è presente in mare ah, che si distribuisce in tutta la profondità. Il mare è profondo mediamente 4.000 metri, quindi pensiamo sono stati trovati sacchetti di plastica al fondo della fossa delle Marianne, il punto più profondo dell'oceano. Quindi eh, la stima è che appunto come peso eh, possa nel 2050 la plastica in mare superare eh, il peso dei pesci presenti in mare. Questo ci dà un'idea, non è un... È un un dato, allarme notevole, certo. Ma è certo. un'idea che dobbiamo prendere in considerazione, ci, ci fa capire a cosa andiamo incontro. Ma la plastica è presente dovunque, eh, Io sto facendo un lavoro per un progetto che abbiamo in corso sulle Alpi, in cui stiamo campionando la plastica, le microplastiche nella neve, nella neve nevicata quest'anno. E eh, le analisi ci hanno già detto un anno fa, nella prima ricerca che abbiamo fatto, e ci confermeranno adesso. Che ci sono... plastica. Certamente sì. Genetica. Allora, noi dobbiamo sapere questo: non per dire, oddio, 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 cosa facciamo? No, non potremo fare nulla. Ma perché per conoscere e guardando avanti fare tutto ciò che possiamo, ed è moltissimo, per affrontare il problema, perché è una cosa che facciamo per noi, non per il pianeta, eh. Per il pianeta sì, sì. anche, ma lo facciamo per il pianeta perché questo ha delle perché conseguenze. Che noi lo abitiamo, no, ovviamente. Noi, noi viviamo grazie all'ambiente, al pianeta, senza non potremmo vivere. Allora, Filippo, dicevamo all'inizio sì. che nel 2005 tu hai lanciato questa bellissima campagna ambientale, Mi illumino di meno. Allora, quando e come hai iniziato a interessarti alle tematiche ambientali e che sviluppi ha avuto negli ultimi anni questa bellissima campagna? Ma guarda, direi che ho iniziato quando ero piccino, bambino, eh, insomma, quando ho iniziato a capire che cosa stava succedendo al mondo intorno a me. Quindi, eh, diciamo che è una, eh, un'attitudine che ho sempre avuto, insomma. Quando poi ho iniziato a capire che cosa volevo fare da grande, ho iniziato a lavorare alla radio, eh, prima in una radio milanese, poi alla Rai. E insomma, è stato naturale affrontare quelli quelle questioni e quei temi che eh, mi stavano a cuore. E quindi da lì poi è nata anche Mi Illumino di Meno, è nata eh, la campagna sul risparmio energetico che negli ultimi 15 anni ormai sono passati, insomma, anno dopo anno, ha eh, raccolto l'entusiasmo e la partecipazione di milioni di persone in tutta Italia. Quindi Ce la racconti partiti... brevemente? In cosa consiste poi questa giornata? S sì, ma guarda, è partita 15 anni fa mh, per... Sensibilizzare le persone sulla questione del risparmio energetico. Eh, chiedevamo alle persone di spegnere tutti contemporaneamente le luci in, un, in uno stesso preciso momento durante il, il programma. Allora facevamo Caterpillar pomeriggio alle 18. Eh, e quindi era un modo per sensibilizzare, no? eh, per trasformare una questione complessa, quella dell'energia, in un momento di partecipazione, di festa, di eh, educazione anche. No? Eh, Ma anche per sentirci uniti. In questa E per cosa. sentirci uniti, certo, per fare certo, assolutamente, assolutamente, E Questa cosa dello spegnere le luci e i monumenti è andata avanti per qualche anno, eh, finché poi insomma, la consapevolezza su quel tema si è fatta eh, molto presente nella popolazione. Quando abbiamo iniziato, c'erano ancora le lampadine. A filamento, no? vi ricordate? Si diceva dovete mettere la lampadina LED perché risparmiano il 90% dell'energia. Oggi, se dicessi sì a qualcuno di mettere una lampadina a filamento, mi guarderebbe come un pazzo. Quindi, insomma, ormai quel tema l'abbiamo ben sviscerato e quindi negli ultimi anni poi ho eh, affrontato altre questioni, altre eh, tematiche che hanno a che fare sempre con l'ambiente, eh, sempre con l'energia, per quanto riguarda per esempio la mobilità sostenibile, che è un tema che mi sta molto a cuore, e ormai tre anni fa, quando il tema della plastica è diventato un tema molto presente, anche nel dibattito quotidiano, ho deciso poi di, di scrivere questo libro. Di che, approfondire. Bam, esatto, esatto. E eh, Franco, un mare di plastica, il primo dei due libri che abbiamo citato all'inizio, no? È il racconto di un viaggio sostanzialmente molto, molto affascinante, devo dire, perché tu parti proprio dall'inizio e poi ne ripercorri tutte le tappe. È il viaggio della tua partecipazione a questa spedizione eh, del Five Girs Institute della Groenlandia, dalla Groenlandia a Cambridge Bay, percorrendo il passaggio a nord ovest nel profondo Artico. Allora, qual era l'obiettivo di questa spedizione? E che cosa ti ha spinto a volerne fare questo libro e poi anche il documentario? E ci direi anche dove possiamo trovarlo o dove possiamo vederlo. Certo, eh, dunque, eh, io, eh, per la mia passione per l'ambiente, eh, coltivata appunto da quando ero piccolo, anch'io, insomma, eh, eh, no, a quelle radici, e eh, guarda, anche tu. Sì, fanno, sì, vero? sono sì, sì, cresciuti sì, con Piero Anzi assolutamente, cioè. assolutamente. E, e così a un certo punto, per arricchire la mia conoscenza, ho, eh, ho deciso di diventare guida escursionistica ambientale e quindi affrontando un corso. Que era questa la parte che mi interessava di più, imparare eh, scientificamente. Studiavamo geologia, botanica, biologia, insomma, tutta una serie di materie che mi interessavano molto. Lì ci parlarono dell'inquinamento da plastica e allora da giornalista. Mi sono incuriosito perché non se ne parlava ancora per nulla, se non appunto tra studiosi o, o persone veramente molto dentro la materia. E, e così ho incominciato a raccogliere materiale in giro per il mondo scrivendo a università e istituti di ricerca e ho incontrato Five Giants. Ho visto che loro avrebbero fatto una spedizione nel passaggio nord-ovest e lì per uno che è appassionato eh, di, di, di viaggi, appassionato di natura, e volendo fare un reportage quella era un'occasione da non perdere unica sono, certo. riuscito, sono riuscito ad andarci e eh, scrivere un libro e realizzare un mini documentario era il, il minimo che potessi fare perché ti riempi talmente tanto il cuore, l'anima eh, in quei luoghi che non puoi che cercare di trasmetterlo in tutti i modi possibili e, e ho scelto quel modo raccontando in parallelo il viaggio perché era l'esperienza umana e a me interessa, io non sono uno scienziato, malgrado in questi anni sia finito per eh, diventare coautore di pubblicazioni scientifiche, ma io non sono uno scienziato, io lavoro con gli scienziati, aiuto loro, e il mio lavoro è quello di raccontare, dare una mano quando posso nel campionare, ma raccontare quello che fanno. E, e quindi cercare di trasmettere la mia esperienza era importante. In più, in parallelo, mh, era l'occasione per raccontare in dettaglio in maniera molto semplice ma completa il tema dell'inquinamento da plastica. E quindi ho cercato di trasmettere la mia mer meraviglia assoluta che è l'ambiente estremo, come tutti gli ambienti estremi, ma l'Artico in particolare ci sorprende molto di più, perché noi spesso pensiamo all'Artico come un luogo eh, morto, freddo e. Poco, eh, poco vitale, in realtà è freddo sicuramente, ma straordinariamente vitale e straordinariamente ricco di colori. Questa è per esempio una cosa che eh, è in attesa, ma studiando ho scoperto che eh, gli stilisti e gli artisti tra fine 800 e inizio 900 si imbarcavano sulle baleniere proprio per andare eh, a quelle latitudini e imparare a, a vedere colori che non esistevano alle nostre latitudini e posso confermare che è così, è una cosa assolutamente straordinaria. Il, il cielo, per esempio, eh, cambia colore continuamente a una velocità incredibile con sfumature che sono veramente ti lasciano assolutamente senza fiato. E quindi era naturale eh, raccontare tutto questo e di lì poi è iniziata una, la cosa è trascesa e adesso faccio, mi occupo di questo. Uh, 24 ore su 24, sei stato catturato, ma ovviamente un argomento così è così vasto e poi si intreccia anche con, ecco, come dici tu, l'interesse verso la natura. Quindi esatto. è vero che diventa poi veramente una, una missione, eh, Filippo. La domanda più difficile <ride> la riservo a te. Come nasce secondo te e come si coltiva il bisogno di contribuire a salvaguardare la terra, a conservare la terra? Che idee ti sei fatto in questi anni? Come nasce il di bisogno? L'attivismo. L'attivismo? Eh, insomma, probabilmente nasce dal, da quello che vediamo, nasce dalle condizioni in cui abbiamo ridotto il, il nostro pianeta. Eh, Insomma, sono, sono tante le situazioni, quelle che raccontava Franco, eh, quelle che vediamo nelle nostre città. Poi noi viviamo, eh, non so voi dove siete eh, di Torino. Franco a Torino, quindi città di mare come Milano, insomma, come, esatto, come la mia, esatto. e invece Marinudo Io sono sei? vicinissima alla Puglia, sei al mare, sei chilometri dal mare. Ok, quindi Puglia. tu sei, sei più vicino alle coste. Eh, no, io, io e Franco, eh, insomma, eh, visitiamo le città di mare e ci rendiamo conto che a volte anche lì, eh, insomma, i, i, i prodotti che arrivano dal, dall'entroterra fanno dei bei danni. Pensate che l'80% della plastica che finisce nel mare arriva dall'entroterra, non dalle coste, dalle città eh, costiere o dalle barche, insomma. Quindi, eh, quello che, che si vede poi nella vita di tutti i giorni, quando anche noi topi di città andiamo eh, in spiaggia, è quello che poi fa scattare, probabilmente in tanti, quello che ha fatto scattare in tante persone. Migliaia, milioni di persone negli ultimi anni, eh, una voglia, un attivismo ambientale. Penso a, a personaggi anche famosi, penso a Piero Pelù che si è messo a fare il Clean Beach Tour, eh, si è messo a pulire le spiagge con i suoi fan. Io l'ho visto proprio un anno fa a Sanremo che radunava i suoi. Eh, i suoi fan e con loro puliva le spiagge di Sanremo come aveva già fatto in Maremma. Eh, quindi insomma è quello che vediamo che ci porta poi a, ad agire, è quello che troviamo intorno a noi, quello, le, le condizioni in cui abbiamo ridotto il pianeta. Eh, io ho incontrato in, in questo viaggio che ho fatto per spam persone da, da, dall'Olanda agli Stati Uniti, alla Turchia, insomma persone diversissime che però a modo loro si inventavano delle soluzioni o provavano a coinvolgere eh, le persone all'acquario di Baltimora, come se fosse, immaginatevi proprio l'acquario di Genova, è molto simile, Baltimora stessa assomiglia molto, il centro, la, 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 diciamo, il porto di Baltimora assomiglia molto al porto antico di Genova, è fatto quasi uguale e, e in mezzo c'è un acquario come l'acquario di Genova. E lì nel porto di, di, Balti nel, di Baltimora hanno messo delle gigantografie di quelli che loro chiamano gli eroi eh, della spiaggia e sono delle persone normali eh, che vanno a pulire la spiaggia. Ecco, loro li celebrano come eroi dentro l'acquario. Eh, pensate che non so, ad Amsterdam eh, ci sono dei ragazzi, ragazzi della nostra età, eh, che hanno messo in piedi un'economia e hanno fondato la prima compagnia di pescatori di plastica dei canali di Amsterdam, perché dopo un viaggio nei paradisi tropicali si erano resi conto che quella che pensavano che dovesse essere eh, una splendida vacanza di mare, spiagge bellissime eh, e incontaminate invece avevano trovato un mare di plastica e allora lì a quel punto hanno capito che tornati a casa, tornati in Olanda dovevano fare qualcosa che cosa? beh, si sono guardati intorno e hanno detto oh qui abbiamo i canali, abbiamo il mare e in effetti, oh, guarda questi canali, sono pieni di schifezza sono pieni di plastica ma e se ci mettessimo a raccoglierla quindi hanno iniziato a raccogliere la plastica nei canali di Amsterdam. Beh, lì sapete, sono molto libertari, no? Cioè, non è che stanno a guardare troppo la legge, la regola, la cosa, posso farlo, non posso farlo. Insomma, è sì a farlo. Fatto una, una giornata tipo mi illumino di meno. Andiamo tutti a raccogliere la plastica nei canali. La prima volta, il primo anno, erano una ventina di barche. Il Secondo anno erano 200. Il terzo anno erano 3.000 barche. C'era anche la regina mm -hmm. d'Olanda che era andata a fare questa specie di giornata di pulizia dei canali. A quel punto questi ragazzi hanno detto: Beh, forse dobbiamo fondare la compagnia dei pescatori di plastica. L'hanno fondata e con tutta la plastica che raccoglievano hanno iniziato a fare le barche <ride> di plastica riciclata con cui poi andavano a prendere altra plastica. Quando hanno finito di costruire barche, avevano una flotta di 16 barche, non sapevano più dove metterle, hanno iniziato a prendere lavori di ogni tipo perché a quel punto le grandi aziende, le grandi compagnie eh, iniziavano a dirgli ma non è che ci fate fare una giornata di team building, vi mandiamo i nostri manager e voi li fate mettere i guanti, li mettete tutto il giorno a raccogliere la plastica nei cane, vi paghiamo. Allora hanno detto, va bene, mandateceli. Hanno iniziato a fare questo lavoro con i manager, con le aziende, con le scuole. Io li ho visti tornare in una giornata freddissima d'inverno in cui io ero coperto, probabilmente come era Franco quando è andato in Antartide, e eh, i bambini olandesi <coughs> erano in maglietta, avevano appena finito di tirar su la, la rumenta, come diciamo noi, la spazzatura dai canali. Ecco, e quando hanno finito di eh, prendere tutta questa plastica per farci le barche, ho detto, adesso cosa ce ne facciamo di questa plastica qua? Siccome sono olandesi, hanno il design nell'anima, sono messi a fare dei mobili bellissimi di design olandese fatti di plastica riciclata, ispirati alle forme delle balene. Eh, pensate che meraviglia! Le hanno presentati anche al fuori salone a Milano, cioè dei prodotti fantastici. Questi fanno un sacco di soldi ah, certo, facendo certo. del bene alla loro città e all'ambiente che le circonda. Ecco, quindi, a volte le motivazioni nascono da piccole cose, ma poi si trasformano in grandi sogni. Bellissima questo racconto, davvero. Senti, invece ci racconta anche la storia del pescatore e filosofo Antonio Di Matteo, che mi ha un po' affascinato, anche la storia dei nativi plastici, che tu ba racconti sì. nel tuo libro. Sì, no, ma lì, guarda, eh, i nativi plastici sono quelli che eh, nascono, come dire, eh, come, come noi siamo nati nativi digitali, no? Eh, I pesci che adesso nascono nel mare eh, sono pesci che sono nati. In un ambiente che non è più quell'ambiente incontaminato eh, che hanno conosciuto i loro antenati. Eh, raccontava prima Franco, la plastica nasce nell'Ottocento. Diciamo, gli antenati della plastica nascono nell'Ottocento con una motivazione nobilissima. Eh, in America, eh, ma non solo in America, in tutto il mondo, c'era il boom di questo gioco che si giocava tantissimo: il biliardo. No? E quindi per fare le palle da biliardo si usava l'avorio. Però l'avorio come lo prendiamo? Quanti rinoceronti, quante zanne di elefanti, poi è un casino andarlo a prendere l'elefante, portarlo all'avorio, fare le palle da biliardo, eccetera. Quindi un'azienda americana fa, lancia un contest, una challenge, un concorso e dice chi è che mi inventa un materiale con il quale possiamo fare una cosa simile a questa cosa d'avorio? E due fratelli si inventano un materiale che poi è uno dei proto antenati della plastica. Eh, parliamo della celluloide, poi diventa la cellulosa, quella con cui facciamo i film, con cui nasce il grande cinema. Ecco, quindi la plastica, gli antenati della plastica nascono con uno scopo in fondo nobile: smettere di uccidere gli elefanti e i rinoceronti per fare le palle da biliardo. Ecco, a quei tempi i mari erano insomma mari dove i pesci nascevano e vivevano in un contesto, insomma, prima della rivoluzione industriale. Possiamo immaginare supporre ancora abbastanza idilliaco. È dopo che eh, diventa un gran guaio. Se pensate che la plastica, metà della plastica, che l'uomo ha fatto nella sua storia, metà, l'ha fatta negli ultimi 15 anni. 15 anni! Cioè è una roba pazzesca e probabilmente adesso i dati sono ancora più alti perché eh, era un dato di 2-3 anni certo. fa, quindi immaginiamoci cos'è oggi. Allora i pesci che sono arrivati negli ultimi 3 anni... Franco ci potrebbe raccontare quanto vive un pesce, un pesciolino, un pesce grosso. E quelli sono nati così. Sono nati in una casa che era già una, una bella discarica, una bella schifezza. E questo è per loro un gran guaio. Io, quella foto che hai fatto vedere prima del, eh, del cavalluccio marino aggrappato al cotonfiocco, eh, l'ho messa. Sì, nella copertina nella del tuo libro sì, sì, esatto, cioè. perché racconta di, una, eh, di un rapporto che la natura ha con i prodotti di scarto dell'uomo che è mostruoso di, adattamento, pensate, di riadattamento diciamo, ma è mostruoso postati. se pensate perché il cavalluccio di solito si aggrappa alle alghe o, o a quello che trova ai coralli al, insomma alle cose, le cose che sono nel mare per accoppiarsi certo. ma mia. pensate voi questo povero con cavalluccio incredibile. Si, si deve accoppiare aggrappato a una schifezza di coton fioc Poi infatti ci tu hai scelto proprio il cavalluccio per aprire no, il tuo libro perché ipotizzi che questo cavalluccio ti telefoni, ti dia l'allarme sì, e ti dica quello, guarda qui c'è da fare che è successo, eh. lui mi ha telefonato e, eh. e mi ha detto guarda che qua è, un, è una schifezza, insomma adesso tu ti dai da fare e cerchi una soluzione e, a cosa. e sì mi aiuti a pulire mi aiuti a fare queste cose e, e quando ti telefona un cavalluccio marino non è che puoi dirgli di no eh, assolutamente arrabbia, no, sono, sono, <ride> sono <ride> Senti, quindi eh, <ride> Quindi, questi 30 gesti che tu ipotizzi, no? questo viaggio in 30 gesti, ovviamente tutti e 30 non li sveliamo perché vogliamo che comprino il libro e che lo leggano, che è molto interessante e anche molto scorrevole, veramente molto bello. Ma dicene qualcuno, cioè, facci qualche esempio. Beh, eh, gesti so, sono semplici. Sì, sono, ma sai, sono dai gesti semplici che facciamo tutti noi eh, a quelli che invece riguardano i, i vari livelli di... di, di Le aziende, decisioni. i produttori anche. Le no? aziende, i produttori e la politica. Sono tre livelli. Uno certo. diciamo, è quello nostro, dei cittadini. Come facciamo noi cittadini a influire su questa cosa, a influenzare? Allora, la prima cosa è quella che diceva Franco, iniziamo a non buttarla in mare la plastica, perché non è quello il suo posto. In Italia c'è è una, un cosa, semplice proprio, è una ah. cosa semplice: in Italia c'è un consorzio che funziona benissimo, si chiama Corepla, è il consorzio che recupera gli imballaggi di plastica. Quanti ne recupera? Tanti, tantissimi. Gli imballaggi che vendiamo eh, in Italia di plastica, li recuperiamo quasi tutti, all'80 e passa per cento. E quindi qual è la plastica che poi finisce da altre parti? E, insomma, è, è quella plastica che eh, non viene smaltita in maniera corretta e non viene conferita in maniera corretta nel percorso di recupero e riciclo. Poi, appunto, in Italia siamo messi bene, in Europa siamo messi abbastanza bene, in altre parti del mondo siamo messi malissimo. Quindi, da lì arriva gran parte della plastica. Quindi, la prima cosa è non buttarla in mare dove non deve andare e usare, fare la raccolta differenziata come è giusto farla. Dopodiché, noi cittadini abbiamo una, una leva importantissima, potentissima nei confronti delle aziende. Scegliere i prodotti che utilizzano meno plastica usegetta, come diceva prima Franco, scegliere i prodotti più sostenibili, quelli che hanno eh, studiato e ragionato il ciclo di vita del prodotto e l'hanno reso, eh, diciamo, non solo più sostenibile, ma anche. Più compatibile con un tipo di economia che non deve più essere lineare, ma deve essere circolare. Poi ci sono gli altri livelli: quelli di Certo, ecco, noi come consumatori possiamo anche tantissimo, no? Io possiamo fare. Tantissimo. Ho sempre pensato che la, fare la spesa fosse già il nostro primo atto politico. Certo. In questo senso, più che mai cioè possiamo cominciare a scegliere chi fa attenzione quando produce. Eh, no, un prodotto e se vedi, e se vedi eh, le aziende su quello stanno puntando tantissimo. Adesso stanno puntando. Certo, se io certo. so che mi comprano solo il, la crema di bellezza senza le microplastiche, adesso sono obbligati a farlo da una legge che è stata fatta in Italia prima nel mondo. Eh, L'Italia ha tanti primati eh, nel Nell'affrontare il tema della plastica in maniera intelligente, questo è uno di quelli. Beh, se, ecco se le aziende importante. italiane iniziano a non mettere le microplastiche nei prodotti cosmetici, allora anche quelle altre, quelle straniere si devono adattare, se no, non gliele comprano. Certo, certo. Anche la Ferrero sta iniziando, Coca Cola, stanno, anche sì. i grandissimi marchi stanno iniziando a riconsiderare eh, assolutamente gli imballaggi perché sta diventando indispensabile. Lo fanno, eh, lo fanno però in seguito a scelta dei consumatori e eh. cioè, per questo so, è importante. So, è fondamentale so. fare la scelta perché poi il passo decisivo, certo, lo fanno l'industria e le leggi, la politica. Ma senza la fase la iniziale, la scelta dei consumatori, non arriverebbero poi quelle lì che sono fondamentali. Ma arrivano solo in un secondo momento. Senti Franco, a me ha colpito molto nel tuo libro Sempre un mare di plastica il racconto che tu fai dei ricordi, visto che inizia a raccontare da quando eri bambino, no? Il, le passeggiate nel bosco dietro casa dei tuoi zii, le giornate passate nelle vigne, eh, parli anche delle, delle conchiglie, poi hai fatto anche un, insomma, un bel parallelismo tra, eh, tra ieri e oggi rispetto a questi piccoli animaletti che si muovono nella natura. Insomma, già da sei anni amavi stare nella natura. E hai raccontato anche delle tue origini contadine. E secondo te oggi, visto che poi tra l'altro i bambini sono sempre meno abituati a vivere l'esperienza che tu hai raccontato nel libro, no? come possiamo riuscire a coniugare le meraviglie della nostra terra con i problemi di quest'epoca? Eh, beh, intanto frequentare. Mi sembrano due cose no? assolutamente sì. separate, distinte. Eh, come possiamo ehm... coniugarle? Capendo per, innanzitutto capendo che non sono distinte. Qualunque, eh, qualunque elemento della nostra esistenza eh, dipende dall'ambiente, primo. Secondo, in particolare eh, la nostra vita, ma tutta la vita sul pianeta, qualunque forma di vita sul pianeta dipende dal mare. Allora, se noi abbiamo presente questo, diventerà molto più semplice tutto il resto a valle. Quando dico qualunque, intendo assolutamente qualunque aspetto, perché io leggo già nella mente di qualcuno che ci può ascoltare, sì, però eh, la, il lavoro è più importante, mangiare è più importante. No, no nel senso che quelle cose lì dipendono direttamente dall'ambiente. Noi per vivere, per esempio, dobbiamo respirare, bere e mangiare. Sono le tre funzioni fondamentali. Quelle tre cose lì non solo dipendono dall'ambiente, ma dipendono direttamente dal mare. Siamo inestricabilmente e inevitabilmente legati alla condizione di salute del mare. Quando noi diciamo ci preoccupiamo per il futuro del pianeta e della natura, in realtà il pianeta e la natura... Avranno un futuro qualunque cosa noi facciamo perché sarà semplicemente molto diverso. Eh, 100 milioni di anni fa, noi non c'eravamo, le condizioni dell'ambiente erano completamente diverse, e sul pianeta vivevano organismi completamente diversi da quelli che ci sono oggi perché le condizioni erano diverse. Quindi, il, il, la natura di per sé ci sarà, sarà solo diversa. Quindi, quando noi ci preoccupiamo di queste cose qua, capiamo che il lavoro dipende, eh, provate a immaginare, chi, in, chi va a insediare un'industria in un luogo in cui una volta alla settimana c'è un alluvione? Nessuno. Cosa possiamo bere o mangiare laddove una volta alla settimana c'è un alluvione? Nulla. Al rovescio, laddove c'è un deserto per migliaia di chilometri, che azienda si Uh, può insediare, che cosa possiamo bere, cosa possiamo mangiare. Ecco, queste cose ci fanno capire che la nostra vita è totalmente legata all'ambiente e al mare in particolare. Io vivo a Torino, la mia vita è legata al mare. Se anche non mangiassi mai pesce in tutta la mia vita, la mia vita sarebbe totalmente legata al mare. La povertà. Dipende dalle condizioni ambientali. Gli inquinamenti peggiorano le, la povertà, gli inquinamenti e le condizioni ambientali eh, disastrose, peggiorano il, la salute delle persone e quindi il benessere. Non a caso, qualunque ricerca, anche in campo economico, dice che laddove le condizioni più uno è debole e più viene danneggiato dalle condizioni ambientali avverse. Tutti vengono danneggiati, perché in questo senso qua, appunto, siccome dipendiamo totalmente dall'ambiente, tutti verremo danneggiati, ma più uno è debole e povero e più viene danneggiato da queste cose. Allora, questi elementi, se noti, convincerebbero chiunque a occuparsi dell'ambiente, non perché è buono, non perché ti piace una farfalla. Ma se non altro perché ti conviene, poi a me e a voi interessano anche gli alberi, i fiori, le farfalle, i delfini. Ma chiunque, anche il più cattivo sul pianeta, se ne dovrebbe interessare se questo fosse patrimonio comune. Ecco che questo è uno sforzo fondamentale. Far ed è, guardate, che è semplice da capire eh? perché se io spiego a una persona che respira, beve e mangia. Grazie alla natura, non grazie ad altro, grazie alla natura e lavora grazie alla natura. Beh, quella persona lo capisce. Devo avere beh, modo. Singolare che... È singolare che dobbiamo aspettare che qualcuno ce lo spieghi. Eh, Questo però è però. Però, certo, noi facciamo il, il nostro. Perché, come dicevi tu prima, il nostro, il nostro. la nostra vita apparentemente si stacca dalla natura. Eh, mille anni fa non lo avrebbero saputo consapevolmente ma lo avrebbero saputo nell'esperienza che la loro vita dipendeva dalla natura perché erano costantemente in contatto quindi non era una cosa come dire, eh, consapevole ma era una cosa certa oggi apparentemente siamo staccati in realtà se spieghiamo alle persone che eh, più del 50% dell'ossigeno che respirano è prodotto dalle microalghe che sono presenti in mare beh, lo capiscono che il mare è importante e se poi consideriamo il fatto che il restante 50% è prodotto dagli alberi, capiscono che le foreste sono importanti. E se, come impariamo alle elementari, capiamo che le foreste crescono perché c'è l'acqua, altrimenti non crescerebbero. Ecco che di nuovo capiamo che è il mare che è fondamentale. Sono passaggi certo. elementari, ma vanno fatti in maniera consapevole perché se li diamo per scontati e eh, ce li abbiamo dietro le spalle, ma. Non, non, ce ne, non ce ne rendiamo conto in maniera, come dire, evidente e, e, e consapevole, appunto. Nessuno ci deve spiegare che la testa sta in mezzo alle orecchie, ok? Certamente. Allora, se fosse un dato di fatto il, 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 il dato che la nostra vita è totalmente legata all'ambiente e al mare in particolare, ce ne occuperemmo tutti sicuramente. Grazie. Un'ultima domanda la pongo ad entrambi. Rispetto a questa pandemia, quali sono i nuovi progetti che insomma, voi avete intercettato rispetto alla sensibilizzazione sulla salvaguardia dell'ambiente? C'è qualcosa di nuovo nell'aria, in programma, in prospettiva? Che, insomma, eh, qualche, qualche progetto, iniziativa, associazione, non so? Che cosa vi viene in mente? Ma eh, forse, come dire, più che un progetto, diciamo che la pandemia ha evidenziato quelle che erano già le enormi eh, mostruosità che eh, stavamo combinando al pianeta. Quindi, in questo senso, la pandemia ha accelerato dei processi. E, Speriamo che abbia accelerato delle risposte. Adesso abbiamo insediato da poco un nuovo governo dove c'è un Ministero della Transizione Ecologica guidato finalmente da uno scienziato molto competente in materia. Eh, c'è un altro ministro, eh, il ministro Giovannini, che è un esperto, ma molto esperto, eh, delle... Degli obiettivi di sostenibilità delle Nazioni Unite, 17 SDGs, eh, ha fondato l'ASVIS, l'Associazione per la, eh, sì, sì. lo sviluppo sostenibile italiano. No? E quindi speriamo che, come dire, il tema della sostenibilità, della transizione ecologica, degli obiettivi che l'ONU ci ha dato da qui fino al 2030, sia un tema che attraversa il Recovery Fund, questo eh, enorme pacchetto di aiuti che stanno per arrivare in Italia. Ecco, speriamo che le persone competenti nel guidare questa, eh, questa iniezione di risorse in Italia siano in grado di indirizzarle nella direzione giusta. Questo mi sembra che come dire, prevalga su qualsiasi altro progetto Franco. che possiamo avere noi, insomma, nel nostro piccolo. Franco, invece, tu poi nell'ultimo libro hai individuato proprio 12 storie, è uscito l'anno scorso di persone, no? uomini, donne e bambini che hanno fatto proprio la cosa giusta. Eh, eh, sì. Infatti ecco, la cosa giusta l'abbiamo già spiegata, però magari se ci racconti brevemente proprio la storia più incisiva che ti è rimasta più impressa di queste 12 che hai voluto raccontare. La cosa giusta si declina in tanti modi diversi e io per questo ho voluto raccontare persone di tutto il mondo, asiatici, africani, australiani, americani, sudamericani, europei, Ovviamente, metà dei protagonisti sono italiani, eh, perché è un libro che esce in Italia, ma eh, si potrebbero trovare altre centinaia di migliaia di persone. Queste persone, io più che una storia, e, e spero che questo l, 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 venga la curiosità a molti di leggerlo, voglio dire che queste persone hanno in comune alcune caratteristiche. Queste persone fanno tutti cose diverse: cioè dal ricercatore all'industriale, dalle bambine attiviste. Alla, a, a chi mh, crea una moneta virtuale per pagare la gente che così gli porti la plastica e, e, e la raccogli, cioè, gente che ha, ha avuto un'idea concreta, pratica sono tutte cose molto, molto pratiche, l'ha perseguita con ostinazione e voglia di realizzarla, ma non perché pensava di avere un seguito di centinaia di migliaia di persone, perché credeva in quella cosa lì, sono riusciti a realizzarla. E però alcuni di loro hanno poi avuto milioni di persone eh, al seguito. Le foto degli albatros che hai anche fatto scorrere le ha fatte Chris Jordan, che è uno dei protagonisti di questo libro. E che tutti loro ci spiegano. Io cerco di raccontare soprattutto la loro motivazione, quello che fanno ovviamente, ma perché l'hanno fatto e come hanno fatto a, eh, a crederci. E questo è. La ragione per cui creiamoci. Sperando sia... che ci ispiri. È no? una un grande condensato di entusiasmo. È questo che io spero: che tutti si facciano capire. È vero, è vero. L'ho letto, molto bello e trascinante. Ciascuno Quando lo finisci, ti viene voglia cosa. di iniziare. Sì, sì. iniziare a mi capire ha come studente, fare. Mi ha scritto uno studente universitario poco tempo fa eh, dicendomi che leggendo questo libro eh, doveva smettere spesso perché si scriveva le cose che voleva fare e ha finito il libro. Uh, sapendo che cosa vuol fare nella vita, credo che questa sia la più Beh, grande. È bello, eh sì. bello, assolutamente. Io, quando ho finito di leggere anche il libro di Filippo, ho fatto anch'io questa cosa bella, faccio anche per deformazione professionale. però tra le cose che ho annotato, mi sono resa conto che ho annotato eh, nomi di luoghi, persone, realtà, iniziative, eh, perché anche Filippo, insomma, in questo viaggio, quando ha, ha dato l'idea di aver incontrato. Uh, veramente tutta l'umanità, no? E quindi, secondo me, in entrambi i libri questo aspetto è di coinvolgere non solo il nostro territorio, il nostro paese, uh, no? Il nostro orticello, ma proprio raccontare come ci possiamo sentire parte di un insieme, proprio perché, come dicevi tu prima. La questione è, no, coinvolge tutto il mondo. Ecco, mi è venuta voglia davvero di mettermi in macchina in treno, in aereo, cominciare ad andare a sentire. Vai, vai, te... non... <ride> devi andare, Maleu, devi andare. Ma poi finisce la pandemia. Non ti fermare, non ti fermare, ti non ti fermare. via, Ma via. Poi, il mondo è pieno di gente assolutamente meravigliosa se noi potessimo eh, avere il tempo e la, e la, e la mente libera per eh, stare dietro a quanto. A tutte queste persone meravigliose che ci sono, eh, faremmo cose fantastiche. Invece, ci perdiamo magari eh, dietro al, al, a, a gente o orrenda o che è distrutta dalla rabbia e dalle Se noi seguissimo questa, queste milioni di persone meravigliose che ci sono. Potremmo fare veramente cose fantastiche. Facciamoci Dobbiamo essere costruttivi, allora. assolutamente. Assolutamente, assolutamente. Infatti io vi ringrazio in modo particolare per aver reso questo incontro che in realtà verteva su una tematica veramente complessa, dolorosa, come ho detto all'inizio, però eh, l'avete raccontata in ecco, una chiave assolutamente positiva e propositiva. E quindi io per questo vi ringrazio in modo particolare. Siete due persone Ehi. molto positive, appassionate in modo sincero di quello che fate. E Io vi ringrazio, vi ringrazio, invito ovviamente i nostri eh, telespettatori a seguirvi sui vostri canali perché poi ecco, il vostro impegno è continuo, quindi si evolve, eh, così come arriveranno le cose da fare, i progetti a cui partecipare. Vi leggo brevemente qualche commento, poi avete il tempo di, di leggerveli eh, anche dopo, eh, illuminanti le vostre parole, speriamo di essere tutti promotori di questo processo di transizione. Grazie a queste testimonianze molto interessanti. Raccolgo rifiuti assieme al mio gruppo Valcamonica, anche la montagna va risanata per permettere ai ruscelli di arrivare al mare un pochino più puliti. Ci si propone di bere acqua al rubinetto? Sì. Posso aggiungere una cosa solo su questo, se mi trovate su Facebook, su questo abbiamo un progetto attivo appena iniziato proprio sulle Alpi proprio per un lavoro a più livelli, dalla ricerca alla sensibilizzazione alla formazione professionale alla prevenzione con i rifugi. Quindi, per chi è interessato alla montagna, stiamo cercando di fare un lavoro molto profondo anche su questo. Grazie, tutti ci ringraziano, grazie a tutti, questi incontri sono utilissimi. Bisogna educare l'ambiente, sempre un piacere ascoltarvi. Un grazie anche da parte mia. Contaminiamo il mondo di buone azioni. Direi sì, di sì. chiudere così perché mi sembra proprio no? un ottimo augurio, un monito. Io vi ringrazio ancora grazie, grazie per il tempo che ci avete dedicato grazie e grazie, grazie per te, quello Marilu. che fate. Grazie. grazie a te, grazie a te. Franco, è stato un piacere conoscerti. Grazie, è stato sì. bello mettervi insieme, grazie. Grazie per Buon Garelu, lavoro, figlio. buon lavoro, a presto. Ciao, Buona Buona a voi. ciao, ciao. ciao. ciao, ciao.